Le sedi del giudice di pace di Piedimonte Matese e Capriati al Volturno, così come la sezione del Tribunale, potrebbero scomparire nell'ambito della riorganizzazione della giustizia. Qualche spiraglio potrebbe aprirsi per gli uffici del giudice di pace se i comuni si accolleranno le spese di gestione dei due uffici. Per questo il Matese in queste ultime ore è sul piede di guerra, proprio per evitare un'altra sconfitta dell'Alto Casertano. Ma quali sono le possibilità che queste strutture possono essere salvate? È il presidente dell'Associazione Avvocati del Foro di Piedimonte Matese, Luigi Cimmino, a spiegarcelo. Preferisco distinguere le due problematiche che invadono la zona. Sì, si è ventilata la soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Piedimonte Matese, ma non è attuale la cosa, perché ancora non se ne parla dal punto di vista della soppressione da parte del Governo. Invece è attuale la soppressione dei due uffici dei giudici di pace di Capriati a Volturno e di Piedimonte Matese. Rispetto a questa ventilata soppressione, o meglio già esistente soppressione, perché è la legge 148 del 16 settembre 2011 che ne ha previsto la soppressione per ben 640 uffici dei giudici di pace in tutta Italia, tra cui sono inseriti anche quello di Piedimonte Matese e quello di Capriati a Volturno. E rispetto a questo problema che l'Associazione degli Avvocati del Foro di Piedimonte Matese, di cui io sono presidente soltanto dal 6 dicembre del 2011, si è fatto carico di incontrare tutti e 23 i sindaci dei comuni della nostra zona, dei due mandamenti, per verificare l'opportunità legale, prevista appunto dalla legge, per far rimanere questi due uffici dei giudici di pace. Ecco, ma qual è stata poi la risposta dei sindaci a questo problema? Per la verità ci sono dei sindaci che si sono immediatamente attivati. Alcuni hanno anche preso un atto deliberativo di giunta municipale con il quale hanno espresso collegialmente la volontà di far rimanere i giudici di pace. Però poi nelle riunioni successive la cosa è venuta quasi del tutto a mancare, perché molti sindaci o non avvertono questa esigenza oppure sono impegnati in altre attività amministrative, non sono proprio venuti in queste riunioni. L'ultima ci sarà il 29 di febbraio del 2012 presso il comune di Piedimonte Matese alle ore 12. Ecco, quali potrebbero essere i disagi qualora poi il giudice di pace venisse soppresso? I disagi sono molteplici e non soltanto per gli avvocati che dovranno andare ogni giorno a Santa Maria Capovetere, ma questo può essere anche un vantaggio per gli avvocati, perché trovandosi lì possono fare tutte le cause che quella mattina loro devono affrontare. La verità è un'altra, che i disagi vengono per la gente del Matese, che se deve fare anche una causa per una multa deve recarsi a Santa Maria Capovetere. Ciò poi comporterà sicuramente una diminuzione di quella che è l'energia economica di una zona. È come se noi, dopo il giudice di pace, dopo il tribunale e la sezione distaccata, sopprimessimo le scuole superiori, perché tanto non ci sono più alunni, possiamo mandarli tutti a Caserta, quelli che rimangono, e così sopprimessimo anche l'ospedale, perché tanto li possiamo mandare a Caserta, presumibilmente presso il nuovo policlinico, se riusciranno a farlo.